Facciamo sentire ancora il nostro calore, perché il Santo Padre sta per entrare nello stadio insieme. Francesco è qui nello stadio, sta per entrare. Ci prepariamo per una grandissima accoglienza. Ora può sentirci, facciamoci sentire! Incontrato.
Ecco, abbiamo visto il giro di campo del Papa, giro di campo trionfale, neanche la nazionale forse l'ha fatto così trionfale a San Siro. Abbiamo visto quel gesto tradizionale che fa il Papa di sì, di mi piace. Un giro, diciamo, che neanche quando l'Inter ha vinto il triplete, diciamo, a San Siro è stato così trionfale. Beh, del resto i bambini sono... La celebrazione di questa gioia, vediamo, si è fermato un paio di volte, però non si è visto molto bene. Gli hanno regalato un oggetto e poi gli è stata presentata una bambina presa in braccio teneramente da un omone della scorta, non so se avete visto la scena. Adesso sta per salutare un gruppo di volontari e si sta avvicinando sempre di più al luogo dove evidentemente parlerà. Continua a benedire la folla, continua ad essere osannato dai ragazzi che sono letteralmente impazziti, come vedete. Ecco i figuranti vestiti di bianco che saltellano con i loro drappi. Grazie Papa Francesco di aiutarci a essere buoni. Ma che frase bella, bella davvero. Ricordiamo che saranno tre le domande che verranno poste nel dialogo al Papa, accanto al Papa è naturalmente... Questo è un metodo che è stato inaugurato da Benedetto, durante la visita di Benedetto, se ricordate, quello delle domande, delle risposte, che ha funzionato molto evidentemente ed è diventato un metodo anche in questa visita di Francesco e che probabilmente farà storia anche questa, perché verrà ribattuta visto il successo dell'iniziativa, che permette una maggiore colloquialità e un maggiore rapporto tra il Papa e chi lo ascolta. Ragazzi sono così anche variopinti perché portano una casacca diversa per ognuna delle sette zone pastorali della diocesi. Ecco il Papa sul palco. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo Spirito ci sia.
solo per segnalare che la coreografia sta mettendo in campo, è proprio il caso di dirlo, il logo ufficiale della visita del Santo Padre a Milano. Rimanendo in silenzio, ci alziamo e poi acclamiamo al Vangelo con il canto. Quello che verrà proclamato è il Vangelo dell'Annunciazione, Luca al capitolo 1, versetti 26-38. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Lettura del Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. In quel tempo, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazareth, a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La Vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te». A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: «Non temere, Maria,
perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine. Allora Maria disse all'angelo: come avverrà questo, poiché non conosco uomo? Le rispose l'angelo: lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio, e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio. Allora Maria disse: ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola. E l'angelo si allontanò da lei. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Ci sediamo. Si avviano ora le domande, tre poste da un ragazzo, da un papà e da un catechista.
questa bella coreografia che i ragazzi hanno realizzato ci mostra come partendo dalla persona di Cristo si va al mondo, no? Si va verso gli altri in un lungo abbraccio. E adesso, come ci ha preannunciato Anna Maria, ascoltiamo le domande che rivolgeranno, tre domande che rivolgeranno a Papa Francesco una catechista, un papà e un ragazzo. Una coppia di genitori e una catechista rivolgono al Papa le loro domande. Ciao, io sono Davide e vengo da Cornaredo. Volevo farti una domanda. Ma a te, quando avevi la nostra età, cosa ti ha aiutato a far crescere la tua amicizia con Gesù? Buonasera. Davide ha fatto una domanda molto semplice che per me è facile di rispondere perché soltanto devo fare un po' di memoria dei tempi nel quale io avevo l'età vostra. E la domanda di lui è: quando tu avevi la nostra età, che cosa ti ha aiutato a far crescere l'amicizia con Gesù? Sono tre cose, ma con un filo unite le tre. Primo che mi ha aiutato sono stati i nonni. Ma come, padre? I nonni possono aiutare a far crescere l'amicizia con Gesù? Cosa pensate voi? Possono o non possono? Ma i nonni sono vecchi. No, non sono vecchi. Sono vecchi. E i nonni sono di un'altra epoca. I nonni non sanno usare il computer, non hanno il telefonino. Domando un'altra volta, i nonni possono aiutarvi a crescere nell'amicizia con Gesù? Sì, e questa è stata la mia esperienza. I nonni mi hanno parlato normalmente delle cose della vita. Un nonno era falegname e mi ha insegnato come col lavoro Gesù ha imparato lo stesso mestiere. E così, quando io
guardavo il nonno, pensavo a Gesù. L'altro nonno mi diceva di mai andare a letto senza dire una parola a Gesù. Dire buonanotte. La nonna mi ha insegnato a pregare, anche la mamma. L'altra nonna lo stesso. Ma è importante questo. I nonni hanno saggezza della vita. Cosa hanno i nonni? Hanno saggezza della vita. E loro con quella saggezza ci insegnano come andare più vicino a Gesù. A me lo hanno fatto primi i nonni. Un consiglio: parlate con i nonni, parlate, fate tutte le domande che volete, ascoltate i nonni. È importante in questo tempo parlare con i nonni. Avete capito? E voi, quelli che avete i nonni vivi, farai uno sforzo per parlare, farle domanda, ascoltarli? Farai lo sforzo? Farai questo trabalho, questo lavoro? Non siete molto convinti. Lo farei? I nonni. Poi mi ha aiutato tanto giocare con gli amici. Perché giocare bene, giocare e sentire la gioia del gioco con gli amici, senza insultarci, e pensare che così giocava Gesù. Ma vi domando, Gesù giocava o no? Ma era Dio, Dio no, non può giocare. Giocava Gesù? Siete convinti? Sì, Gesù giocava, giocava, e giocava con gli altri, e a noi fa bene giocare con gli amici. Perché quando il gioco è pulito, si impara a rispettare gli altri, si impara a fare la squadra in equipe, a lavorare tutti insieme, e questo ci unisce a Gesù. Ma giocare con gli amici. Ma è una cosa che credo qualcuno di voi ha detto. Litigare con gli amici aiuta a conoscere Gesù? Come? E se uno litiga, perché è normale litigare, ma poi chieda scusa, è finita la storia. È chiaro? A me ha aiutato tanto
giocare con gli amici. E una terza cosa che mi ha aiutato a crescere nell'amicizia con Gesù è la parrocchia, l'oratorio. Andare alla parrocchia, andare all'oratorio e radunarmi con gli altri. Ma questo è importante. A voi piace andare in parrocchia? A voi piace, ma dite la verità, a voi piace andare a messa? Non sono sicuro, eh? A voi piace andare all'oratorio? Questa sì, vi piace. E queste tre cose faranno davvero, questo è un consiglio che vi do, queste tre cose vi faranno crescere nell'amicizia con Gesù. Parlare con i nonni, giocare con gli amici e andare in parrocchia e in oratorio. Perché con queste tre cose tu pregherai di più. E la preghiera è quel filo che unisce le tre cose. Grazie. Buonasera. Buonasera. Siamo Monica e Alberto e siamo genitori di tre ragazzi, di cui l'ultima, il prossimo ottobre, riceverà la Santa Cresima. La domanda che volevamo farle è questa. Come trasmettere ai nostri figli la bellezza della fede? A volte ci sembra così complicato poter parlare di queste cose senza diventare noiosi o banali, o peggio ancora, autoritari. Quali parole usare? Grazie. Io queste parole, queste domande le avevo prima e sì, perché voi me l'avete inviato e per essere chiaro nella risposta ho preso qualche appunti, ho scritto qualcosa. E adesso vorrei rispondere a Monica e Alberto. Credo che questa è una delle domande chiave che tocca la vostra vita come genitori. La trasmissione della fede. E anche tocca la nostra vita come pastori e come educatori. La trasmissione della fede. E mi piacerebbe rivolgerla a voi. E vi invito a ricordare quali sono state le persone che hanno lasciato un'impronta nella vostra fede. E che cosa di loro vi è rimasto più impresso? Quello che mi hanno domandato i bambini a me, io domando a voi. Quelle le persone, le situazioni, le cose
che vi hanno aiutato a crescere nella fede, la trasmissione della fede. Invito a voi, genitori, a diventare con l'immaginazione, per qualche minuto nuovamente figli, e a ricordare le persone che vi hanno aiutato a credere. Chi mi ha aiutato a me a credere? Il padre, la madre, i nonni, una catechista, una zia, il parroco, un vicino chissà, tutti portiamo nella memoria, ma specialmente nel cuore, qualcuno che ci ha aiutato a credere. Adesso vi faccio una sfida, un attimino di silenzio, e ognuno pensi: chi mi ha aiutato a credere? E io rispondo da mia parte. E per rispondere la verità devo tornare con il ricordo in Lombardia. A me mi ha aiutato a credere, a crescere tanto nella fede, un sacerdote lodigiano della diocesi di Lodi, un bravo sacerdote che mi ha battezzato, e poi durante tutta la mia vita io andavo da lui, alcune volte più spesso, altre no, e mi ha accompagnato fino all'entrata al noviziato. E questo lo devo a voi, lombardi. Grazie. E non mi dimentico mai di quel sacerdote, mai. Mai. Era un apostolo del confessionale. Un apostolo del confessionale, misericordioso, buono, lavoratore, e così ha aiutato a me a crescere. Ognuno ha pensato la persona, io ho detto chi mi ha aiutato a me. E vi domanderete perché di questo piccolo esercizio. I nostri figli ci guardano continuamente, anche non ce ne rendiamo conto, loro ci osservano tutto il tempo, e intanto apprendano. I bambini ci guardano, i bambini ci guardano. E questo è il titolo di un film di Vittorio De Sica del 43. Cercatelo, cercatelo. I bambini ci guardano. E fra parentesi, a me piacerebbe dire che
quei film italiani del dopoguerra e un po' in più sono stati generalmente una vera catechesi di umanità. Chiudo il parentesi. Ma i bambini ci guardano e voi non immaginate l'angoscia che sente un bambino quando i genitori litigano. Soffrono. E quando i genitori si separano, il conto lo pagano loro. Quando si porta un figlio al mondo, dovete avere coscienza di questo. Noi prendiamo la responsabilità di far crescere nella fede questo bambino. Vi aiuterà tanto leggere l'esortazione Amoris Laetitia, soprattutto i primi capitoli, sull'amore nel matrimonio, il quarto capitolo che è tanto chiave, ma non dimenticatevi quando voi litigate, i bambini soffrono e non crescono nella fede. I bambini conoscono le nostre gioie, le nostre tristezze e preoccupazioni, riescono a captare tutto. Se ne accorgono di tutto e dato che sono molto, molto intuitivi, ricavano le loro conclusioni e i loro insegnamenti. Sanno quando facciamo loro delle trappole e quando no. Sanno, sono furbissimi. Perciò una delle prime cose che vi direi è: abbiate cura di loro, abbiate cura del loro cuore, della loro gioia, della loro speranza. Gli occhietti dei vostri figli via via memorizzano e leggono con il cuore come la fede è una delle migliori eredità che avete ricevuto dai vostri genitori e dai vostri avi. Se ne accorgono. E se voi date la fede, la vivete bene, c'è la trasmissione. Mostrare loro come la fede ci aiuta ad andare avanti, ad affrontare tanti drammi che abbiamo, non con un atteggiamento pessimista, ma fiducioso. Questa è la migliore testimonianza che possiamo dare loro. C'è un modo di dire: le parole se le porta il vento. Ma quello che si semina nella memoria, nel cuore, rimane per sempre.
Un'altra cosa. In diverse parti molte famiglie hanno una tradizione molto bella ed è andare insieme a messa e dopo vanno a un parco, portano i figli a giocare insieme. Così che la fede diventa un'esigenza della famiglia con altre famiglie, con gli amici, famiglie amiche. Questo è bello e aiuta a vivere il comandamento di santificare le feste. Non solo andare in chiesa a pregare o a dormirsi durante l'omelia, succede, non solo, ma poi andare a giocare insieme. E adesso che cominciano le belle giornate, la domenica dopo andare a messa in famiglia è una buona cosa, che potete andare in un parco a giocare e stare un po' insieme. Nella mia terra questo si chiama dominghiare, passare la domenica insieme. Ma questo tempo è un po' un tempo brutto per fare questo, perché tanti genitori, per dare da mangiare alla famiglia, devono lavorare anche i giorni festivi. E questo è brutto. Io sempre domando ai genitori, prima quando mi dicono che perdono la pazienza con i figli, domando, ma quanti sono? 3, 4, mi dicono. E le faccio una seconda domanda. Tu giochi con i tuoi figli? Giochi. E non sanno cosa rispondere. I genitori in questo tempo non possono o hanno perso l'abitudine di giocare con i figli, di perdere il tempo con i figli. Un papà una volta mi ha detto: padre, quando io parto al lavoro ancora stanno a letto e quando torno tarda serata già sono a letto. Li vedo soltanto i giorni festivi. È brutto, ma è questa vita che ci toglie l'umanità. Ma portate questo in mente: giocare con i figli, perdere il tempo con i figli e trasmettere la fede anche lì. E la gratuità di Dio. E un'ultima cosa, l'educazione familiare nella solidarietà. Questo e trasmettere la fede con l'educazione nella solidarietà, nelle opere di misericordia. Ma le opere di misericordia fanno crescere la fede nel cuore. Questo è molto importante. Mi piace mettere l'accento sulla festa, sulla gratuità, sul cercare altre famiglie che vivere la fede come un spazio di godimento familiare. Credo che è necessario anche aggiungere l'elemento: non c'è festa senza solidarietà. È per questo. Come
Non c'è solidarietà senza festa, perché quando uno è solidale è gioioso e trasmette la gioia. Non voglio annoiarvi. Vi racconterò una cosa che io ho conosciuto a Buenos Aires, una mamma. Era a pranzo con i tre figli, 6, 4 e mezzo e 3 anni. Poi ne ha avuto 2 in più. Il marito era al lavoro. Erano a pranzo e mangiavano proprio costellette alla milanese. Perché lei me l'ha detto. E ognuno dei bambini ne aveva una sul piatto. Bussano alla porta, il più grande va, apre la porta, vede, torna, mamma, un povero chiede da mangiare. E la mamma, saggia, fa la domanda: ma cosa facciamo? Diamo o non diamo? Sì, mamma, diamo, diamo. C'erano altre costellette alla milanese lì. La mamma disse: ah, benissimo, facciamo 2 panini. Ognuno di voi taglia la metà della propria e facciamo 2 panini. Mamma, ma ci sono quelli? No, quelli sono per la cena. E la mamma gli ha insegnato la solidarietà, ma quella che costa, no quella che avanza. Non so se per l'esempio basterebbe questo, ma vi farà ridere come è finita la storia. La settimana dopo la mamma è dovuta andare a fare le spese. Pomeriggio, verso le 4, gli ha lasciato tutti e 3. Erano buoni. Per un'oretta, da soli, è andata. Quando torna la mamma, non c'erano 3, c'erano 4. C'erano i 3 figli e un barbone che aveva chiesto limosina e lo hanno fatto passare e stavano bevendo insieme il caffè latte. Ma questo è un fine che per ridere un po'. Educare alla solidarietà, cioè alle opere di misericordia. Grazie. Buonasera, sono Valeria, mamma e catechista di una parrocchia. Ecco, per chi si fosse collegato adesso, siamo in collegamento con lo stadio Meazza San Siro di Milano per l'incontro di Papa Francesco con i cresimandi 2017 e i cresimati 2016. Questo è la catechista che presenta una domanda a Papa Francesco, il quale fino adesso ha iniziato a rispondere a braccia, abbraccio, senza leggere il testo. Sentiamo la domanda della catechista e poi la risposta di Papa Francesco. Con tutti gli educatori che hanno a che fare con i nostri giovani. Bene. Io consiglierei un'educazione basata sul pensare, sentire e fare, cioè un'educazione con l'intelletto, con il cuore e con le mani, i 3 linguaggi, educare all'armonia dei 3 linguaggi.
al punto che i giovani, i ragazzi, le ragazze possano pensare quello che sentono e fanno, sentire quello che pensano e fanno e fare quello che pensano e sentono. Non divorziare le tre, tutte e tre insieme, non educare soltanto l'intelletto. Questo è dare nozioni intellettuali, sono importanti, ma questo senza il cuore e senza le mani non serve. Non serve. Deve essere armonica l'educazione. Ma si può dire anche educare con i contenuti, le idee, gli atteggiamenti nella vita e i valori. Anche si può dire così. Ma mai educare soltanto, per esempio, con le nozioni, le idee. Anche il cuore deve crescere nell'educazione e anche il fare, l'atteggiamento, il modo di andare nella vita. In riferimento, ricordo che una volta in una scuola, questo è un esempio bello, c'era un alunno che era un fenomeno a giocare a calcio e un disastro nella condotta in classe. Una regola che gli avevano dato era che se non si comportava bene doveva lasciare il calcio. Gli piaceva, Dato che continuò a comportarsi male, rimase 2 mesi senza giocare. E questo peggiorò le cose. Stare attenti quando si punisce. Questo peggiorò in quel ragazzo. Questo è vero, L'ho conosciuto io questo caso. Un giorno l'allenatore parlò con la direttrice e le chiese che il ragazzo spiegò, la cosa non va, lasciami a me, ha detto alla direttrice, e le chiese che il ragazzo potesse riprendere a giocare. Ma proviamo, ha detto alla signora, ma lo mise come capitano della squadra. Allora quel bambino, quel ragazzo, si sentì considerato, sentì che poteva dare il meglio di sé e cominciò non solo a comportarsi meglio, ma a migliorare tutto il rendimento. Questo mi sembra molto importante nell'educazione, molto importante. Tra i nostri studenti ce ne sono alcuni che sono portati per lo sport e non tanto per le scienze, e altri riescono meglio nell'arte piuttosto che nella matematica, e altri nella filosofia più che nello sport. Un buon maestro, educatore o allenatore sa stimolare le buone qualità dei suoi allievi e non trascurare le altre. E lì si dà quel fenomeno pedagogico che si chiama il transfer, facendo bene e piacevolmente una cosa si trasferisce all'altra, cercare dove do più responsabilità, dove più gli piace e lui andrà bene, e sempre va bene stimolarli,
ma i bambini hanno anche bisogno di divertirsi e di dormire. Educare soltanto senza lo spazio della gratuità non va bene. E finisco con questo. C'è un fenomeno brutto in questi tempi che mi preoccupa nell'educazione. Il bullying. Per favore, state attenti. E adesso domando a voi, cresimandi, in silenzio ascoltatemi, in silenzio, nella vostra scuola, nel vostro quartiere, c'è qualcuno, qualcuna al quale o alla quale voi fate beffa, voi prendete in giro perché ha quel difetto, perché è grosso, perché è magro, per questo e per l'altro. Pensate, e a voi piace farli passare vergogna e anche picchiarli per questo? Pensate, questo si chiama bullying. Per favore, no, ancora non ho finito. Per favore, per il sacramento della Santa Cresima, fate la promessa al Signore di mai fare questo e mai permettere che si faccia nel vostro collegio, nella vostra scuola, nel vostro quartiere. Capito? Mi promettete mai prendere in giro, fare beffa un compagno di collegio, di quartiere? Promettete questo oggi? Il Papa non è contento con la risposta. Promettete questo? Bene, questo sì lo avete detto al Papa, ora in silenzio, pensate, che cosa brutta è questo? E pensate se siete capaci di prometterlo a Gesù. Promettete a Gesù mai fare questo bullying? A Gesù. Grazie e che il Signore vi ti benedica.
Spirito. Ora lo invochiamo insieme con il canto. Invochiamo lo Spirito Santo perché resti in noi.
Complimenti a voi, siete state bravi. Preghiamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Sia benedetto il nome del Signore. Ora e sempre. Nostro aiuto è nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. Benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e lo Spirito Santo. Amen. Andiamo in pace. Nel nome di Cristo. Viva! E per favore, per favore, per favore, vi chiedo di pregare per me. E prima di andarmene, una domanda: con chi dobbiamo parlare di più a casa? Bravo! E voi genitori, cosa dovete fare con i vostri figli un po' di più? Giocare! E voi educatori, come dovete portare avanti? Con quale linguaggio? Con quello della testa, con quello del cuore e quello della mente. Grazie e arrivederci.
4, grazie. 1, 2, 3, grazie. Ancora più forte il nostro grazie a 3. 1, 2, 3, grazie. Adesso lo salutiamo davvero dicendo anche il nostro ciao a Francesco. Ciao Francesco al 3, 1, 2, 3, ciao.